Cosa vuol dire aiutare se stessi? E con questo finisco. Aiutare se stessi, nei termini che abbiamo elaborato noi, e noi tenete conto che siamo una scuola, che noi ritengo che noi siamo una scuola di passaggio tra le materne e le elementari, non siamo una scuola universitaria, siamo proprio all'inizio. Nel senso che ci sono cose così grosse che oggi vanno chiarite agli adulti ordinari, compresi molti psicologi, che non possiamo dire che sono cose dell'università, che l'università ci sono arrivati gli orientali, noi non ci siamo, è molto dietro. L'università ci è arrivato il Buddha, ci è arrivato Platone in qualche momento, noi siamo ancora a studiare la psicologia accademica, la quale non prevede la struttura dell'anima, cioè, intesa nei nostri termini, l'insieme delle qualità dell'essere. Voi potete fare un corso di psicologia con 50 esami, non vi viene parlato mai di umiltà, di gratitudine, di benevolenza, di generosità. E perché non viene parlato? Perché chi insegna psicologia queste cose non le conosce. Ignorano le cose enormi. Bene, la nostra associazione, come altre, come noi, fanno questo. Se qui c'è una piccola anima ferita e qua c'è già l'anima più grande, ma è ancora ferita, risente di questa ferita, sapete cosa succede? Che tra queste due si è creata una frattura. Quindi quest'anima, questa parte qui, la più grande, che anche potremmo dire la parte che è in grado di essere genitore, genitore è colui che è sufficientemente pieno d'amore da poter donare ad altri. Allora la parte di noi più grande, quella in cui ogni tanto cediamo, è separata da questa. Questa è rimasta isolata, come se fosse chiusa. Non ci si accede. In mezzo, perché cosa c'è in mezzo? La struttura di Dio. Una delle caratteristiche che è sempre presente nei nostri seminari sono i pennarelli che a un certo punto non vivono più. Fa parte del karma. Adesso provo con quello vero. Ego. E l'ego abbiamo visto cos'è. È la ferita, la reazione depressiva alla ferita. Depressiva cosa vuol dire? Che di fronte a colui che mi ha ferito lo vedo più grande, più forte e quindi mi abbasso, subisco, anzi cerco di ottenere il favore. Guardate che questo spiega tantissime cose che succedono in certe coppie. Quante donne ricevono violenza dai maschi? E se vai per fare qualcosa, no, ma proteggono il maschio, gli danno quasi ragione. Ma com'è possibile? Perché quando siamo nella ferita, quando ci sentiamo piccoli, non abbiamo la forza di contrastare. E l'unica forza che ci rimane è quella di compiacere, andare incontro. Questo lo troviamo nei campi di concentramento, il capo nei campi di concentramento, erano gli ebrei che si alleavano dei nazisti. E così noi ci identifichiamo con l'aggressore e facciamo qualcosa per lui. Immaginate cosa prova la parte di noi che è stata picchiata o aggredita, quando noi facciamo la politica di favoreggiamento all'aggressore. Questo ci aggredisce e una parte di noi dà ragione a lui. Sì, hai ragione. Già solo questo meriterebbe una settimana di riflessione. E adesso vi dico, non c'è bisogno di aver subito violenze. Vi chiedo solo un attimo attenzione verso di voi. Vi capita mai di giudicare voi stessi? Direi dovevo far meglio, avrei dovuto fare così, avrei dovuto fare cos'ha. Ma io non vado bene, ma io di qua, ma io di là. Lamentele contro di sé, contro. Se osserviamo in profondità, questo non è mica salute. Se la persona dice, ma come mai fai così? Sapete qual è la risposta? Per migliorarmi. Ah, cioè, io mi spacco il ginocchio per migliorarmi la gamba. Cioè io, di fronte alla mia debolezza, mi do un cazzotto psichico, perché così? Ma questo si chiama autoritarismo. Avete mai visto un autoritario giovare a qualcuno? Bene, questa sindrome è diffusissima.
Vi sto parlando di quello che ha il carattere sociale più comune. Poi c'è l'altro. L'altro carattere sociale tra i più comuni, ma non presente di solito in sale come questa, e nemmeno nei nostri corsi, ne viene uno ogni 100 anni, e dopo i primi 10 minuti va via. È la struttura narcisistica in cui uno si identifica. Cioè la struttura narcisistica è: tu mi hai fatto del male, ci provi il prossimo, mai più nessuno riuscirà a farlo, a costo di diventare capo di Stato e creare un'armata contro. Quindi qui abbiamo l'odio per se stessi, il famoso odio di sé. La maggioranza delle persone vanno in terapia hanno odio di sé che non riconoscono, e quindi raccontano un sacco di balle nei primi tempi, lo psicologo le fa raccontare, intanto passa il tempo, tutti si direbbero, ma alla fine il nucleo è quello lì. Se io mi odio, cioè odio una parte di me, questa parte di me piccola, come potrà mai guarire? Potete immaginare che se odiate un bambino questo migliorerà, si sentirà meglio? È possibile, e lo stesso vale per una parte nostra. L'altra invece è l'odio per gli altri, per gli stranieri, ci sono persone che sono equanimi, che distribuiscono il loro odio verso se stessi e verso gli altri, quelli che invece sono più verso il mondo della sinistra, che si odiano di più, e quelli invece più il mondo della destra. I neoliberisti vi assicuro che non odiano se stessi, ma odiano gli altri. Cioè se ne fregano completamente del fatto che schiacciando un click di un computer possono spostare 5 miliardi di euro a loro vantaggio, ma purtroppo in conseguenza di questo click morirà milioni di persone. Di questa loro non interessa niente. Conseguentemente abbiamo delle patologie diverse, questa e questa. In qualche modo, in misura diversa, finché non stiamo qua dentro, e qua dentro cosa vuol dire? Che noi diventiamo persone che non giudichiamo più niente, che accogliamo tutto ciò che c'è con un cuore grande. Perché anche il dirigente che licenzia, ma se andiamo a guardare in profondità, dentro di lui c'è una bella ferita, perché per non sentire il dolore delle persone vuol dire che si è schermato. Ma un uomo che si è schermato e che non prova più empatia ha perso la sua umanità, cioè ha perso ciò che è di più prezioso, è diventato un altro, è diventato un robot. Non hanno bisogno di essere odiati queste persone, hanno bisogno di essere visti per quello che sono, e certamente è importante che noi non affidiamo il destino della nostra vita a persone così, ma nemmeno a persone così, le quali si danno sempre addosso, perché queste non servono a curare le ferite. Quindi avremo bisogno di leader in futuro che vivono qui, cioè nell'empatia, nella gioia, nella compassione, nella benevolenza incondizionate. Abbiamo già degli esempi, abbiamo Gandhi, abbiamo Martin Luther King, abbiamo Nelson Mandela, abbiamo dei grandissimi esempi proprio su ciò. Tutti possiamo accedere a questa grandissima forza dell'umanità, e spesso abbiamo persone così come vicini di casa, non ce ne accorgiamo manco. Queste persone diventano agenti di guarigione per se stessi e per gli altri. Ecco, questo mi fermerei. Buonasera.